intervallo della partita, Sparta contro Bastardi senza gloria, risultato 2-0 per lo Sparta. Andiamo a intervistare i protagonisti. Cognome? Generali, 2-0. Non meritato. Non meritato secondo te? Siamo in due minuti hanno fatto questo. Non ci conosciamo ancora, stiamo facendo un po' di rodaggio con gli altri, va bene, perché importante è prendere confidenza con il campo. Nella ripresa cosa ci vuole di più? Due gol, almeno due gol per pareggiare. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa. Andiamo dai giocatori dello Sparta. Danilo! Bella Manu, ciao! Ciao, bentornato! Grazie, grazie. Io ho 2-0, in due minuti avete trovato due gol, partita non molto difficile, loro si chiudono bene, però in fase offensiva siete pericolosi. Sì, sicuramente è una buona squadra, una squadra nuova che non conosciamo, quindi siamo al primo approccio, ce la stiamo giocando. Credevo peggio fisicamente, però stiamo tenendo, speriamo che il secondo tempo proceda come il primo. Nella ripresa con Tenego fare più gol possibile? No, fare sempre più gol possibile. Va bene. Tenere per i perdenti. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa, ciao. Buonasera dal Bombonera Club, prima giornata Super 8, sesta edizione, girone B, Sparta batte Bastardi senza gloria 5-0, migliore in campo Cesarillo, consegniamo la medaglia, complimenti. Grazie. Complimenti anche da parte di Bello, capitano dei Bastardi senza gloria. Capitano, stasera siete partiti bene. Loro si vede che giocano insieme da tanto tempo. Si muovono a memoria, giocate di prima. Noi ci mancavano tre giocatori, però dobbiamo correggere un po' di cose. Stasera ci mancava soprattutto un attaccante. Ce ne abbiamo due in lista che devono arrivare. Uno sta a Amsterdam, non so come torna. Io penso che non torna. E un altro non poteva venire, c'era gli allenamenti stasera. Quindi il rosa ce l'abbiamo. Vediamo di costringerli. Un attaccante, diciamo, l'organizzazione c'è, la zona difensiva, la zona passiva c'è, mancava solo qualcosina lì in avanti. Stai quasi sfottendo. No, vabbè, io a me un parere, secondo me penso che era un'organizzazione. Dobbiamo correggere un po' di cose, però ti ripeto, con un attaccante di ruolo davanti che ci abbiamo, potrebbe già andare un po' meglio per far salire la squadra. Anche perché nel secondo tempo siete calati, anche per un po' di nervosismo, anche da parte tua, che non hai avuto qualche cartellino. Preso un bel po' di calci. Qualche calcio in più e qualche cartellino in meno, volevo qualche cartellino in più, però il calcio è anche questo. Va bene così. Va complimenti bene. A loro. Vuoi fare un saluto particolare a qualcuno? Ci sarà tempo, faccio due complimenti a loro, al migliore in campo. Va bene, dai, complimenti ragazzi. Anche a te, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao. Cesarillo, due gol per te, ma davvero ottima prestazione la tua, anche di tutta la squadra che hai giocato bene. E la tua prima partita, penso, con loro, a meno di sono degli SK, proprio sei comportati ottima prestazione. Sì, sì, è un'ottima partita, penso che comunque il merito è di tutti, perché non vince uno solo. All'inizio è un po' difficile, ci saltavano sempre, poi abbiamo capito, abbiamo preso le misure, senza uscire a vuoto era difficile, allora giravano bene. Sì, infatti i primi minuti partiamo molto equilibrati, abbiamo messo anche in difficoltà, basta ma ha fatto un paio di parate buone. Però voi in fase offensiva avete anche sciupato, diciamo. Sì, avete sciupato abbastanza con Luca, tu stesso anche in due occasioni. Zona difensiva molto compatta, questa squadra stasera ha dato il meglio di sé. Siamo all'inizio. Bisogna ancora migliorare. Mancava comunque qualcuno, quindi. Sì, ho saputo che mancavano un paio di acquisti nuovi. Diciamo che l'altro gemello. Il sostituto è stato, diciamo, all'altezza, anzi, ci ha dato una grossa mano. Ti rivedremo calcare i campi del Bombonera Club, o è stata solo un'apparizione? No, sicuro. Sicuro farà parte di questa squadra in questa competizione. Va bene, vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? No, a loro, che dobbiamo cercare di vincere il torneo. Va bene, complimenti, alla prossima. Bravo! Ci proveremo!